E allora Irene, Irene Rubin, figlia di Albertini, speriamo che Albertina riceva questo premio anche lei. Premio Pieve Città del Diario, vincitrice Albertina Castellazzi, qui abbiamo la figlia Irene Rubin. Irene, la mamma, una grande donna nei tempi della guerra e dopo la guerra, fin da quel 1958 che è rimasta sola con la sorella e vince anche oggi. È un'emozione incredibile, non l'avrei mai detto, non pensavo che mia madre riuscisse a fare quello che ha fatto dai suoi racconti, ma leggendo il libro ho provato delle emozioni di riconoscenza, orgoglio, ammirazione e oggi non posso che confermare la sua, l'ammirazione che ho nei suoi confronti per quanto ha fatto e ringraziare per l'occasione che mi avete dato di conoscere questa realtà. E noi ringraziamo per aver portato all'archivio dei diari questa grande storia che comunque ha preso il cuore dei giudici e della gente. Presidente Gianni, 44, 84, 2024, 40 anni di memoria nell'archivio dei diari, una tappa molto importante per Pieve Santo Stefano. Questo archivio sta diventando un riferimento per tutta la Toscana, ma soprattutto per tutta Italia, perché sono ormai più di 10.000 storie che sono le micro storie della vita vissuta di espressioni del nostro territorio, dalla Sicilia fino al Trentino Alto Adige, che partono da un senso di riscatto che Pieve Santo Stefano per il 95% rasa al suolo durante la guerra dà alla vita, dalla morte che i nazifascisti 80 anni fa qua portavano, esattamente a metà del percorso 40 anni fa viene il desiderio di dare invece un senso di vita anche alla sofferenza, come nella storia che oggi ha vinto il senso di un riscatto che viene costruito giorno per giorno con la sofferenza ma anche con la determinazione di darsi una prospettiva che è quello di una vita che poi porta la protagonista alla sua realizzazione. Io ritengo che sia un servizio che viene posto a tutto il paese all'insegna della cultura e all'insegna di una cultura diffusa che nasce dal popolo e nasce dalle micro storie che diventano storia esempio per tutti. Grazie. Grazie Irene, complimenti. Grazie Presidente. Al premio Saverio Tutino 2024, un premio 40 più 40, un premio che ci riporta negli anni della memoria, vincitrice Albertina Castellazzi, e abbiamo incontrato Enzo Broggi, ex presidente del Corico ma soprattutto adesso scrittore, grande anche amico di Radio Fly. Enzo, come ti è sembrata questa edizione del premio Saverio Tutino? Allora, come tutti gli anni io vengo spesso, quest'anno tra l'altro mi avevano dato anche l'opportunità e l'onore di essere ieri alla presentazione della biografia di Saverio Tutini, come tutti gli anni mi sembra un angolo della memoria assolutamente prezioso che deve essere difeso e sostenuto dalle istituzioni, dalle imprese, con le unghie e con i denti, perché raccogliere in questo luogo così tante memorie, ogni anno oltre 100 diari, è una ricchezza straordinaria, perché in quelle storie, in quei diari, ci sono le emozioni, le passioni, i turbamenti, le disperazioni e le gioie di persone comuni. Ed è quello che Saverio voleva, che la storia la raccontassero proprio le persone comuni. Tu sei uno scrittore, e uno scrittore può scrivere un diario? Io non scrivo un vero diario, nel senso che la sera quando finisco la mia giornata non è che appunto le cose o le emozioni, le cose che ho fatto, le emozioni che ho vissuto. Ma spessissimo utilizzo spazi di scrittura, della mia scrittura, per ricordare pezzi, tessere, frammenti della mia vita e della vita dei miei genitori. Mio babbo era un mugnaio, mia mamma era una famiglia di pastori transumanti tra il Prato Magno e la Maremma, e ho iniziato a raccontare queste storie.
vedremo come riuscirò poi a intrecciarle, a metterle assieme, e chissà che poi non sia anche un diario. Grazie. Grazie a voi e un saluto a Radio Fly. Premio Saverio Tuttino 2024, la città di Diari, 40 anni più 40. Cosa cambia in questa edizione? Beh, questa edizione ha questo doppio anniversario che abbiamo ripercorso durante le giornate che precedono la manifestazione finale, proprio perché volevamo dare un peso, un significato, no? Non fosse solo una celebrazione, una festa, ma ci ricordasse anche cosa è avvenuto qui in questo piccolo paese che è Piave Santo Stefano 80 anni fa. Qui c'è stata una distruzione che ha pochi eguali in Italia, il paese è stato distrutto, le persone sono state sfollate, e un luogo che si occupa di memoria come fa l'archivio dei diari ha il dovere anche di responsabilizzare gli abitanti di Pieve su quello che è avvenuto, a partire dalle memorie che sono conservate in archivio. Per cui da un lato c'è la festa, la soddisfazione e un bilancio sicuramente importante, positivo per questi primi 40 anni della fondazione, dall'altro c'è una presa di consapevolezza che non è solo dell'archivio, ma noi auspichiamo che sia di una intera comunità, su quello che è avvenuto qui. Quindi per noi ha un duplice significato, e abbiamo messo tutto l'impegno nell'organizzare i vari appuntamenti in modo tale che questi due momenti di festa, ma anche di presa di coscienza, fossero bene in evidenza. 8 finalisti anche quest'anno per il premio Pieve, i temi vanno dalla guerra alla violenza sulle donne, sono temi molto importanti per i contemporanei, anche se sono estrapolati nel tempo. Sì, sono importanti anche perché offrono uno sguardo aperto, ricco di spunti, di riflessione. La guerra è sempre molto presente, ci sono 3 storie che sono lì, in quel contesto, ma ognuna delle 3 declina quel momento storico così difficile in un modo diverso dall'altro. E poi c'è questa forte presenza delle donne e della conquista di diritti, il tema della violenza, ma anche proprio l'affermazione di sé che passa attraverso la scuola, che passa attraverso il lavoro. Quindi sono temi forti che sono dentro l'archivio da sempre, quest'anno li vedremo anche sul palco del premio, ma sono appunto, è un percorso, si parte da una storia lontanissima di un signore che nel 1921 a Mistretta cerca moglie, e quindi il tono può sembrare lieve, e si arriva invece a una piena consapevolezza anche di quello che siamo oggi, con la storia della più giovane, nata nel 1974, quindi con un paradigma esistenziale completamente diverso. Il premio Città della Pieve, per chi si è contraddistinto col proprio impegno culturale a temi molto importanti come quello della memoria, ma anche quello delle minoranze, al regista Giorgio Dritti. Sì, è un premio anche in questo caso che sta dentro questo 40-80, perché Giorgio Dritti è un amico dell'archivio. Quando ha girato L'uomo che verrà, uno dei suoi libri di riferimento è una storia che è anche un riferimento per noi, che è la storia di Margherita Ianelli, quando la mia mente iniziò a ricordare, che è proprio collocata lì, su quei luoghi, a Marzabotto nel 1944. Quindi è un incontro che è avvenuto nel tempo, che abbiamo poi nel tempo anche rinverdito, e ci sembrava un gesto importante e soprattutto una presenza importante che fosse lui a farsi carico di un premio, che è un premio sì, però anche un impegno affinché la memoria non rimanga una cosa vuota, priva di significato. Lui lo riempie con i suoi film e noi proviamo a farlo con il nostro lavoro presso l'archivio. Un'ultima domanda che riporta a un titolo di qualche anno fa. Se Saverio fosse qui? Se Saverio fosse qui, credo che sarebbe felice di assistere intanto a questa moltitudine di persone che si ritrova per ascoltare storie, perché lui credeva molto sull'ascolto. Se c'era una sollecitazione, un consiglio che ci dava era proprio quello, ci diceva: le storie non vanno solo lette, bisogna ascoltarle, ascoltare il battito proprio del cuore delle persone. E le persone che vengono in archivio o alla manifestazione oggi
vengono qui per ascoltare, è una cosa rara nell'Italia di oggi. Grazie a Natalia Cangi, direttrice organizzativa del premio Saverio Tutino. Grazie, grazie davvero. L'ipotesi di vivere la vita di un altro è una cosa che si porta dentro da tempo. Quali dei temi che riguardano la città del diario potrebbe affrontare in un futuro? Sono molti i temi. Certe volte mi piacerebbe lavorare sulla dimensione appunto dello spazio, nel senso del camminare, dell'andare a conoscere, no? La scoperta. Altre volte penso ad altre vicende che la cronaca propone e purtroppo poi la storia invade i miei pensieri, vedi, con la guerra ancora che ritorna molto protagonista. Quindi diciamo è sempre un po' un equilibrio tra il cercare un'emozione nuova e da un racconto, da una sensazione, e invece essere richiamato a un'esigenza di urgenza su certi argomenti. Questo premio la legherà ancora di più alla città del diario? Sì, io penso che questa cosa creata da Tutino anni fa è stata straordinaria, potente, importante proprio nell'intuizione primaria, perché in fondo ogni tanto noi abbiamo magari la possibilità di leggere dei romanzi o comunque la comunicazione, la TV eccetera ci danno una trasformazione, no? Di quella che è la dimensione del racconto e della realtà. Nei diari c'è la pelle delle persone, vorrei dire, no? Cioè senti lo sporco, l'odore, il dolore, la solitudine, e tutte queste cose qui, poi in particolare anche legatamente al mio mestiere, sono molto molto importanti, almeno io sento e sto molto attento a questo tipo di sensazioni, perché ci riportano a quel che siamo noi in fondo. Le è stato facile scrivere Ludo con anche una sorta di autobiografia, perché la riguarda anche un po' da vicino come istriano? Sì, quella è una vicenda diversa, quella dell'Istria, e fa parte dei miei sogni del futuro, ma non so se ci arriverò. La cosa invece di Lubo è potente, perché comunque anche lì nasce da testimonianze di persone che ho incontrato, ex, diciamo, zingari, ormai ex nomadi di etnia Yenish, che facevano parte di questo nucleo in tutta Europa, che purtroppo hanno avuto questa grande persecuzione e a cui soprattutto in Svizzera hanno portato i bambini via dalle loro comunità familiari quando i maschi erano a difendere il confine, cioè, quindi anche con un po' di perversione dal punto di vista metodologico. E anche quella è una pagina di storia di discriminazione razziale pesantissima che ci interroga, insomma, anche perché sicuramente la dimensione dell'olocausto in quella che è la vicenda in particolare dello sterminio degli ebrei è molto conosciuta, qui ci sono dei segnali, appunto è bene ricordare che sono anche molti altri che sono stati sulla base di quelle ideologie eliminati. Grazie. Prego. Premio Saverio Tutino, Città di Pieve, 2024. Siamo con il professor Brezzi, direttore scientifico, 40 anni dopo. È stata un'edizione particolare, dove l'emozione anche di una data così importante per l'archivio dei diari, 40 anni di storia, un'emozione anche perché c'era un collegamento con gli 80 anni dalla tragica situazione che il paese di Pieve Santo Stefano aveva avuto con la distruzione da parte dei tedeschi in ritirata. È stata un'edizione molto ricca, che voglio dire, da un punto di vista dell'archivio siamo particolarmente felici. E ricca, anche approfondita sui temi, con un'attenzione da parte di tutte le personalità che sono venute, intervenute e hanno reso queste quattro giornate di grande entusiasmo. Unitamente c'è anche il premio Città del Diario, assegnato al regista Giorgio Diritti. Un premio molto significativo, professore.
Tra le personalità appunto a cui accennavo parlavo anche ovviamente di Giorgio Diritti. Giorgio Diritti è uno dei più sensibili, raffinati registi italiani e è un amico di Pieve, perché lui in quasi tutti i suoi film viene a vedere dei materiali. Ha incominciato con il primo film, che era ambientato sulla strage di Marzabotto, partendo da quel meraviglioso diario di Margherita Ianelli che noi abbiamo pubblicato e ripubblicato, e quindi è stata un po' la traccia per il suo film, da quella volta è rimasto appunto legato. E quindi l'idea che in occasione del 40ª edizione si premiava per il premio Città del Diario una personalità amica dell'archivio dei diari, perché lui infatti l'ha anche detto nel suo intervento, si sente a casa in questo luogo. L'ultima cosa, le riporto un titolo di qualche anno fa: e se Saverio fosse qui? Avrebbe festeggiato insieme a noi, noi saremmo stati contenti di festeggiare insieme a lui, anche se lui è sempre presente, un po' in tutte le cose che facciamo. Ci domandiamo, e Saverio cosa direbbe? Forse se ne uscirebbe con uno dei suoi motti di spirito, ci faremmo due risate e saremmo contenti tutti quanti, ma come siamo in questo momento al termine di questo premio. Grazie professore, al prossimo anno. Sicuramente ci sarò. Grazie.